Chi non ha mai visto un film sui supereroi e immaginato quanto sarebbe bello avere poteri simili nella vita reale? Beh, tutti abbiamo pensato a una cosa simile ad un certo punto nella vita, quello che però credevate che non fosse possibile è in realtà accaduto realmente. Molte sono le persone che in un modo o nell'altro sono riuscite ad ottenere superpoteri dopo alcuni strani eventi o incidenti. Prima di prenotare la vostra tuta attillata da supereroe, vi proporrò un quiz durante il video e il commento migliore, che non sarà necessariamente quello corretto, verrà pinnato in alto per sempre. Mettetevi comodi, iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video e lasciate un grosso mi piace, e solo dopo possiamo iniziare con questa top 10. Numero 10. Franco Magnani. Dopo essere emigrato dall'Italia verso gli Stati Uniti nel 1960, Franco Magnani scese dall'aereo e cominciò la sua nuova vita. Ad un certo punto però venne colpito da un forte malore. Soffriva infatti di convulsioni improvvise e spesso cominciava a delirare, aveva la febbre altissima. Dopo qualche giorno cominciò finalmente a sentirsi meglio, ma proprio mentre si stava riprendendo, l'uomo cominciò a ricordarsi di avvenimenti della sua infanzia accaduti oltre 30 anni prima. Queste scene divennero così vivide nella sua mente che cominciò a dipingerle. In Italia lavorava come cuoco, mentre negli Stati Uniti si era dato alla falegnameria. Non aveva mai preso in mano un pennello o neanche si era interessato al dipingere. Proprio dopo questa strana febbre, però, l'uomo ottenne la capacità di dipingere scenari in un modo assurdamente dettagliato, quasi fossero delle foto. Dipingere quello che vedeva diventò un'ossessione per lui e i dottori credono che la febbre gli abbia innescato in qualche modo l'epilessia del lobo temporale del cervello. Proprio questa situazione porta spesso a creare una personalità ossessiva in alcune persone. Numero 9. Tony Chicoria. Il chirurgo di nome Tony Chicoria stava tranquillamente parlando con sua madre al telefono prima di essere improvvisamente colpito da un fulmine. Tecnicamente venne considerato morto, ma poco dopo i medici rimasero veramente sorpresi dall'essere riusciti a riportarlo in vita. Dopo questo incidente l'uomo aveva continuato con i mal di testa e problemi con la sua memoria, ma i dottori continuarono appunto a dirgli che era tutto normale, in quanto sono i sintomi normali causati da un incidente di questo genere. Nonostante però poco dopo i sintomi sono completamente spariti, l'uomo ha cominciato a sentire il bisogno di ascoltare della musica classica da pianoforte. Non era mai stato interessato al piano e nonostante questo ne aveva comprato uno. Senza nemmeno prendere una singola lezione era riuscito tranquillamente a suonarlo. Ha detto che ha semplicemente iniziato a riprodurre suoni che sentiva nella testa e ha anche prodotto un singolo intitolato La Sonata del Fulmine. I dottori non hanno idea di come sia accaduto, ma Chicoria è contento che questo incidente gli abbia donato questa nuova abilità nella musica e da allora ha già tenuto numerosi concerti nei bar della sua città. Numero 8. Ken Walters. Nel 1986, Ken Walters rimase coinvolto in un incidente in cui si ritrovò con la schiena spezzata e dovette rimanere a letto per circa un anno prima di poter tornare a camminare. Questo però non gli ha portato cure da parte dei familiari, anzi, venne buttato fuori casa e soffrì anche di due attacchi cardiaci. Una volta ripreso, si ritrovò senza tetto e senza lavoro dopo aver vissuto grazie ad aiuti governativi per oltre 20 anni. Nel 2005 finì in ospedale a causa di un altro attacco cardiaco e ripreso si cominciò a scrivere una lettera da consegnare ad una delle infermiere. Purtroppo si rese conto che non riusciva nemmeno più a scrivere e che quello che aveva messo giù era invece una raccolta di solo scarabocchi. Walters non era mai stato bravo a disegnare e prima di perdere il lavoro a causa dell'incidente faceva l'ingegnere. I dottori gli hanno detto che probabilmente era a causa dei suoi ripetuti attacchi cardiaci, poiché spesso il cervello si riorganizza per evitare le parti danneggiate. Dicevano che i sintomi sarebbero stati solo temporanei, ma hanno continuato a persistere per diverso tempo. La sua arte però cominciò nel frattempo ad essere conosciuta in giro per il mondo e ad una certa azienda di videogiochi, ossia Electronic Arts. Alcune persone che lavoravano per EA si accorsero della sua capacità e lo assunsero. Cominciò allora a creare mostri e ambientazioni per i loro videogiochi ed ottenne anche moltissimo successo. Da allora non ha più sofferto di altri attacchi cardiaci e vive una vita tranquilla come artista presso Electronic Arts. Numero 7. Il caso di una donna sconosciuta. Dopo aver ricevuto una fortissima scossa elettrica da una lampada malfunzionante, questa donna afferma che ha cominciato a poter aumentare la temperatura delle sue mani, a tal punto che poteva tranquillamente sciogliere il ghiaccio al solo tocco. Le persone intorno a lei erano piuttosto scettiche e non le credevano, ma questa donna ha deciso di provarlo a tutti. Ha deciso infatti di scattare una bella foto su un lago ghiacciato per dimostrare a tutti i suoi amici su Facebook di quello di cui era capace, e proprio questa foto ha fatto poi il giro del mondo. La foto mostra la donna in ginocchio sul ghiaccio, con la sua mano appoggiata all'interno di una sorta di cerchio che sembra del ghiaccio sciolto. Una cosa
cosa assurda, vero? Beh, sarebbe stato bello se però fosse stato anche reale. La foto è stata in realtà scattata da una fotografa di nome Alisa Russell ed era parte di una serie di foto a tema fantastico, quindi qualsiasi storia che vi abbiano raccontato su questa foto è in realtà falsa, anche se sarebbe davvero bello avere il potere di sciogliere il ghiaccio al solo tocco. Numero 6. Jason Paget. Nel 2002 Jason Paget stava lasciando un bar quando finì per essere spintonato e buttato a terra da due uomini. A causa dell'incidente soffrì di una forte concussione. Tornato a casa cominciò a notare delle strane forme geometriche apparire ovunque e per ben 3 anni non ha mai quasi lasciato casa sua. Ad un certo punto, per liberarsi di questo problema, Paget cominciò a disegnare forme geometriche che vedeva. Quando ha cominciato ad avventurarsi nelle mostre e mostrare i suoi disegni che creava a alcuni professori, gli hanno fatto notare che si trattava di pattern ripetitivi matematici. Paget non era mai stato bravo con la matematica, ma ora per puro caso era diventato un puro genio. Si tratta dell'unica persona al mondo che è capace di disegnare questi pattern quasi perfettamente, senza il bisogno di complicati strumenti, ma solo utilizzando la sua mano e una matita. In molti hanno cercato di spiegare cosa abbia causato questo cambiamento nella sua mente. Una delle teorie più probabili è quella sul fatto che la concussione abbia causato un cambiamento nell'area del cervello che si occupa di localizzare i confini degli oggetti che vediamo. Proprio questo avrebbe causato il cambiamento nel suo modo di appunto vedere e cambiando la sua vista per sempre. E ora è arrivato il momento del quiz. Quale tipo di superpotere vorresti avere tu? Ricordati di farmelo sapere qui sotto nei commenti e la risposta migliore o quella più divertente verrà pinnata in alto al primo posto per sempre. Numero 5. Donna sconosciuta. Durante una bella vacanza di famiglia a fare sci, una donna dice che un incidente gli ha per sempre cambiato la vita. Stava schizzando sugli sci ad una velocità troppo elevata e uno dei suoi sci finì poi per incastrarsi in qualcosa sotterrato nella neve. Questo la fece volare per aria per diversi metri in avanti. Dice che ha completamente perso i sensi dopo l'incidente, ma qualche minuto dopo si è ripresa e ha subito ricominciato a sciare giù per la montagna. I sintomi non sparirono anche una volta tornata a casa. Ha deciso quindi di andare dal dottore. Dopo qualche esame medico e raggi X in ospedale, si scoprì che aveva subito una forte concussione, aveva una spalla dislocata e la clavicola rotta. Nella settimana successiva ha cominciato a notare cambiamenti nella sua visione e cominciò a ricordare tutto quello che aveva visto fino al dettaglio più piccolo e insignificante. Pensando che ci fosse qualcosa di sbagliato nella sua mente, è tornato dal dottore, ma questi, nonostante i diversi esami, non riuscivano a capire cosa le stesse accadendo. Alla fine, dopo un anno di visite e cose varie, conclusero che in qualche modo aveva acquistato la sindrome del savant. Questa è una rarissima condizione medica e affligge solo 50 persone al mondo. Non si sa molto precisamente di cosa si tratti, ma chi ne soffre tende a mostrare capacità di memoria incredibili. Numero 4. Ben Underwood. Quando aveva solo 2 anni di vita, a Ben Underwood venne diagnosticato un cancro alla retina. Per salvargli la vita, i suoi occhi vennero rimossi quando aveva solo 3 anni. Poiché non poteva vedere bene, scoprì e sviluppò un modo alternativo per poter capire cosa si trovava intorno a lui. Proprio per la mancanza della visione, questo ragazzo era riuscito a sviluppare un metodo di orientamento simile a quello di Daredevil, ossia un'ecolocalizzazione. Per localizzare gli oggetti vicino a lui, cominciò a fare frequenti rumori con la lingua e grazie all'eco che producevano, riusciva a capire cosa aveva intorno a lui. Proprio usando questa tecnica riusciva quindi ad orientarsi facilmente e persino a giocare a calcio, andare sulla bicicletta e correre. Quando diventò un ragazzo cresciuto, era diventato l'uomo più bravo al mondo nell'utilizzo della ecolocalizzazione. Purtroppo il cancro è ritornato a colpirlo e nel 2009, all'età di soli 16 anni, non ce l'ha più fatta. Numero 3. Tommy McGugg. Per la maggior parte della sua vita, questo inglese emigrato negli Stati Uniti non è mai stato considerato un uomo gentile o bravo. Molti lo consideravano uno dei più grandi idioti del paese. Era uscito da poco da un problema con la droga, ma non aveva lasciato l'abitudine di colpire le persone a caso che gli passavano vicino sul marciapiede. Un giorno soffrì di un forte mal di testa e i dottori gli diedero la cattiva notizia. Aveva una perdita di sangue, ossia un'emorragia interna a entrambe le parti del cervello, e se non si fosse sottoposto ad un intervento di chirurgia sarebbe sicuramente morto. Dopo l'intervento, quando gli diedero l'ok per tornare a casa e pensarci su, McGugg realizzò che trovava alquanto facile parlare in rima. Per ben 3 mesi, invece che parlare normalmente, continuò a dire qualsiasi frase che gli veniva in testa in rima e dopo questo periodo iniziò anche a notare strane immagini. Non era mai stata una persona molto creativa, ma la visione di queste immagini e le rime lo portarono a disegnare quello che vedeva e sentiva. Questo problema aveva causato in esso l'ossessione nel dipingere e ha quindi chiamato un dottore per chiedergli cosa gli stava accadendo. Si pensa che l'emorragia abbia causato danni al suo lobo frontale e che da allora appunto sia anche diventata una persona più tranquilla e buona. Numero 2. Nikolai Kriaglichenko. Siete dei fan di Magneto negli X-Men? Beh, allora probabilmente
probabilmente sarete dei fan anche di questo ragazzo. Questo ragazzino ha sviluppato questo potere dopo aver ricevuto una scarica elettrica fortissima quando era ancora piccolino. Il ragazzo russo ha infatti sviluppato un potere simile a quello di Magneto. Si era per sbaglio appoggiato ad un cavo in casa non protetto e aveva quindi ricevuto una scarica elettrica. I genitori non lo portarono in ospedale, in quanto sembra si fosse ripreso la stessa sera e sembrava tutto a posto. Il giorno dopo però il ragazzo si risvegliò con alcune monete attaccate al corpo. A quanto pare le aveva nascoste sotto il cuscino, ma senza fare troppo caso a questo avvenimento continuò con la sua giornata. Col passare delle ore cominciò ad accorgersi che sempre più oggetti metallici rimanevano attaccati al suo corpo, incluse anche posate nonostante fossero molto più pesanti delle monete, e alla fine concluse che non poteva trattarsi solo della sua pelle appiccicosa. Proprio dopo questa scoperta il ragazzo, essendo fan degli X-Men, cominciò a mostrare il suo talento ai suoi amici. Sembra che non sia il primo uomo Magneto ad essere conosciuto, in quanto questo tipo di potere è stato riportato in diversi individui fin dalla seconda metà del 1800. Numero 1. John Sarkin. Nel 1982 John Sarkin faceva il chiropratico negli Stati Uniti. 6 anni dopo l'inizio della sua attività però sviluppò il tinnito, un problema che causa continui suoni nelle orecchie. Sviluppò anche una sensibilità altissima al suono. L'unico modo per risolverlo, o almeno alleviare il suo problema, era quello di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Proprio durante l'operazione però si crearono delle complicazioni e Sarkin soffrì di un'emorragia interna e di un ictus. Quando si risvegliò si ritrovò sordo da un orecchio, non riusciva a bilanciarsi correttamente e la sua visione era completamente rovinata. I dottori gli hanno detto che questi cambiamenti sarebbero rimasti per sempre e non si poteva più tornare indietro. Il suo cervello sarebbe cambiato interamente per permettere l'adeguamento al nuovo tipo di input audiovisivi. Sembra che Sarkin, dopo questo incidente, sviluppò una fortissima voglia di mostrare quello che vedeva. Cominciò allora a dipingere e la sua arte venne presto mostrata su diverse riviste famosissime, come Vanity Fair. Alcuni dei suoi quadri valgono addirittura oggi oltre 10.000 euro. Allora, quale superpotere vorreste mai avere? Avete preso qualche idea dai personaggi in questo video? Scrivetemi qui sotto nei commenti quale potere vorreste avere. Ovviamente potete anche inventarmene di più assurdi. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, perché farò una seconda parte appena raggiungiamo i 15.000 mi piace. Iscrivetevi se siete nuovi e non dimenticatevi nemmeno di seguire QB Now e Infinito Now su Instagram.